Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Il video del lunedì inizia qui. Qui ragazzi, allora faremo l'analisi ciclica, l'analisi tecnica di questo momento del mercato delle cripto qui, ok, davanti al mare. Scherzi a parte ragazzi, allora oggi siamo, sono in vacanza, sono ancora in ferie, tra qualche giorno però rientrerò purtroppo direttamente sul mio desk, però facciamo lo stesso analisi grafica, analisi ciclica di questo lunedì, poi vi pubblico il video un po' più tardi del solito, tra un poco, però va bene lo stesso ragazzi perché siete qui anche insieme a me. Allora, che cosa sta succedendo sui mercati? Un bel macello, quindi assolutamente c'è da fare chiarezza perché quello che sta facendo Bitcoin su e giù non è comprensibile per la stragrande maggioranza dei trader perché è in barra di congestione, fa trading range, ma ci sono soprattutto dei super dump, dei super pump che sono palesemente pilotati su dei livelli di supporto resistenza che sono quasi sempre quelli di natura riflessiva, che sono quelli di Fibonacci per lo più. E quello che sta succedendo quindi è un tentativo dei mercati di spostare l'attenzione tra quelli che sono poi i movimenti che a noi interessano veramente, quindi c'è bisogno di fare chiarezza. Dovete stare assolutamente attenti in questa fase particolare del mercato perché semplicemente il mercato tenterà di distrarre la vostra attenzione, tenterà di farvi sbagliare strada, è quello che fa sempre in sostanza queste manipolazioni, dump e pump costanti e continue del mercato. L'unica cosa che fanno, ci distraggono da quello che effettivamente poi è il nostro obiettivo, quello che magari stavamo cercando da un sacco di tempo, cioè cavalcare il prossimo trend, long che dovrebbe avvenire alla ripartenza di un ciclo annuale, che è quello che stiamo cercando di comprendere. Se questo non avverrà non ci spiazza ragazzi, perché non siamo degli sprovveduti, non siamo certamente lì a tifare per il mercato, quindi se andrà giù e andrà short a rompere determinati supporti ce ne scappiamo con le gambe levate, ma dovete stare attenti a questi livelli perché sembra che il mercato stia esasperando questa area di resistenza, questa area di lateralità, e quando lo fa sempre per un motivo, cioè far disinnamorare, far allontanare molti più trader che magari stanno cercando di prendere il treno per andare long magari su un mercato, e quindi quello che fanno in questo caso è tentare di distrarvi, perché prima o poi il mercato ripartirà e magari quei trader che hanno tentato la strada del long restano fuori perché disinnamorati, perché annoiati per il fatto che gli ha preso troppi stop, troppe volte non è andato a buon fine, insomma il solito gioco delle tre carte. Non vi fate fregare dal mercato, quindi oggi facciamo chiarezza sui vari punti e i supporti e le resistenze da tenere a mente senza farci fregare da questi movimenti, ok? No alle manipolazioni, adesso faccio un partito, no alle centrali nucleari, no alle manipolazioni del mercato, vabbè. Scherzi a parte, ci spostiamo sui grafici e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ma che meraviglia questo posto! Qualcuno di voi sa dove sono? Io non lo dico, ma qualcuno sicuramente lo sa. Ciao! Bene, ciao a tutti, eccoci davanti ai grafici. Guardiamo subito Bitcoin, poi avremo anche Ethereum e BNB come sempre in questa analisi grafica. Allora, intanto facciamo il punto della situazione ragazzi per capire quello che sta succedendo in questa fase. Guardate Bitcoin come sta oggettivamente facendo questo trading range in questi punti, insomma qui ragazzi, da più giorni, in sostanza dal giorno del 3 settembre Bitcoin è rimasto completamente bloccato intorno ai $10,400 di prezzo medio, intorno alla media mobile. Vedete ragazzi, la media mobile a 50 periodi infatti segna $10,430, significa che da 50 giorni il mercato in media ruota intorno a questo livello. Ora, al di là di tutto, insomma, abbiamo dei punti di riferimento importanti da un punto di vista di analisi tecnica, che sono il minimo del 29 di agosto con 9.358, ma poi diciamo sappiamo che c'era anche un precedente minimo che era qui, vedete questo qui di 9.100 e poi questo qui 9.084, insomma sono tutti doppi minimi questi, questo non si capisce bene ragazzi, ma sembrerebbe quasi un triplo minimo in realtà. Allora, a questo punto che cosa è importante da comprendere? Intanto quello che è successo nella giornata del 2 è la rottura della trend line, subito il mercato si posiziona sul prezzo medio, quindi inverte diciamo questo mini trend ribassista che c'era, ma a questo punto cosa fa? Prova a salire al di sopra della super resistenza a $11,000, non ci riesce e viene ributtato giù in area di prezzo medio. A questo punto abbiamo un importante livello di supporto, $10,000,
E poi immediatamente dopo resta sempre 9.300-9.200, quindi super supporto che diciamo vige da un bel po' di tempo, ragazzi. Quindi queste indicazioni, al di là di questo trading range sale, questi dump e pump che comunque sono fuorvianti, ragazzi, in realtà, perché il mercato non ha fatto assolutamente niente, quindi non è che abbia diciamo dato segnali negativi o particolarmente positivi. Il rimbalzo c'è stato da un punto di vista di mercato, quindi siamo passati da qui a qui, quindi 1000 dollari circa, però poi il mercato non è riuscito a superare il livello di 11. Il livello di 11 che è fondamentale, ragazzi, perché invertirebbe da un punto di vista proprio statistico questo trend, facendo un massimo superiore al precedente. Quindi a quel punto questa fase rialzista sarebbe una fase completamente diversa dalla precedente. In questo momento non possiamo ancora dirlo. Infatti, l'analisi ciclica che noi stavamo seguendo in questo caso, insomma, ecco, con il minimo in attesa verso metà mese di settembre, resta ancora valida. Certo è che, ragazzi, questo rialzo è un po', diciamo, scombussolato le acque, però in realtà il mercato non è riuscito a salire al di sopra di questo livello di massimo. Quindi dal punto di vista ciclico rimane ancora questa view. Qual è la view? Ve la faccio vedere con il pennello. Questa qui, ragazzi, è la view. Ok? Una view semplicissima, anche abbastanza banale da un punto di vista ciclico, però in realtà il mercato sta un po' confendendo le acque. Quindi questa rimane la view, quella di un minimo intorno ai 9.300 entro la metà del mese di settembre, più o meno, quindi all'interno di quei giorni, se il mercato non andrà al di sopra di questo livello. Ben diverso è se il mercato, facciamo una cosa, vi cancello, ecco, questo disegnino e ne facciamo un altro. Se il mercato invece supererà gli 11.000, potrebbe fare questo, e a questo punto questa fase sarebbe rientrante in un ciclo completamente diverso. Quindi qui dovremmo poi rivedere la struttura ciclica, l'analisi ciclica sarebbe differente. Al momento non sappiamo quello che succederà e non ci sono dati chiari sul mercato, soprattutto questo avviene nelle barre di congestione, però dobbiamo ragionare e chiarire tutto, quindi togliere la confusione, come sempre faccio io nei miei video. Allora, sopra gli 11.000 il mercato torna in posizione long, sotto i 10.000 attenzione, perché la tenuta del supporto 9.200 rimane importantissima. Comunque il mercato sotto i 10.000 virerebbe in uno short di breve periodo. Da un punto di vista tecnico, quindi operativo, per i trader che amano, diciamo, queste fasi, ovviamente c'è un long sopra gli 11.000, c'è uno short sotto i 10.000, però i livelli sono poi vicini, quindi i target sono vicinissimi, perché sotto i 10.000 c'è 9.200 e sopra gli 11.000, guardate qui dove sta la resistenza successiva, è 11.400. Quindi ok da un punto di vista operativo, però ragazzi, solo se siete trader, insomma, che vogliono fare operazioni veramente di pochi giorni o poche ore del tutto. Quindi non è per tutti questo tipo di operatività, è spesso anche inutile per la stragrande maggioranza dei trader che non amano magari, ecco, fare tante operazioni. Da un punto di vista quindi di orizzonti di lungo periodo, medio periodo per Bitcoin, non è cambiato nulla, ma abbiamo dei dati chiari. Il tempo stringe, siamo da un punto di vista di analisi ciclica, ed il tempo stringe e spingerà il mercato a prendere una decisione. Sopra 11.000 probabilmente ci sarà una ricerca di una fase long, sotto i 10.000 un nuovo tentativo magari di andare a testare il supporto a 9.200. Andiamo a guardare Ethereum, una fase ciclica dovrebbe essere terminata su Ethereum, ma Ethereum ha un trend ribassista pronunciato rispetto a Bitcoin, quello dei massimi di luglio per intenderci, quello che vedete qui, ok, ragazzi, è pronunciato il ribasso. Però c'è anche da dire, la trend line che non avrebbe retto, l'abbiamo detto già più volte, ragazzi, quindi io la cancello direttamente, che non ha molto senso. Da un punto di vista di analisi tecnica, immediatamente spunta all'occhio il supporto a 170, supporto stratosferico, è molto molto importante per quanto riguarda Ethereum. E da un punto di vista invece di resistenza, la resistenza da battere resta questa qui, ragazzi, 230 circa, 240, è molto lontano Ethereum, oggettivamente parlando, non sembra avere nessuna forza in questa fase, ma i mercati delle cripto ci hanno abituato spesso a modificare la loro intenzione anche in corso d'opera. Quindi anche se sembrava che le cose fossero, diciamo, ormai perse, ecco, poi a un certo punto scattano e vanno su del 20-30% in pochi giorni. Da un punto di vista di analisi ciclica, ragazzi, questo sembra un ciclo terminato. Non sappiamo ancora bene se è terminato in sostanza qui, vedete,
oppure qui, oppure si sta allungando, quindi sembra un ciclo terminato. C'è anche da dire che però, essendo un rialzo assolutamente di poco conto al momento su Ethereum, non mi sento di dirvi questo è un ciclo terminato perché diciamo avrei una migliore soluzione diciamo al di sopra di 200. Quindi in questo momento ragazzi non c'è nessun long su Ethereum perché abbiamo da un punto di vista ciclico non una conferma di un nuovo ciclo entrante, ecco ragazzi. Poi abbiamo una resistenza a 200, la resistenza delle medie mobili che addirittura hanno fatto il death cross. E quindi poi abbiamo qui insomma i 230-240 quello da battere, quindi sinceramente ragazzi, se non di brevissimo periodo per posizioni medio-lunghe su Ethereum non c'è nessun trend long. Andiamo su BNB, stesso discorso di Ethereum, leggermente meglio perché non c'è il death cross ancora, ma sta avvenendo in sostanza anche qui, sta avvenendo, quindi il trend di Binance o si è bloccato con questo ciclo che si è ridotto qui il 31 agosto, oppure come i cicli precedenti, ragazzi, deve ancora concludersi, probabilmente entro il 20 di settembre, insomma, che sarebbe la soluzione più comune per questo tipo di mercato che fa sempre cicli di questo tipo, 60, 70, 80 barre. Da un punto di vista quindi di analisi tecnica non c'è nessun trend rialzista, non ci sono posizioni long su Binance ancora da assumere. I livelli che vi avevo indicato come livelli di pullback li vedete disegnati qui, questi tratteggiati, questi qui ragazzi non sono stati ancora raggiunti, potrebbero essere raggiunti con un allungo magari se dovesse ancora essere concluso questo ciclo intorno al 20 settembre. Ancora una volta questo 20 settembre, metà settembre in generale ragazzi, ritorna all'occhio, diciamo all'orecchio se per dirla meglio, e insomma potrebbe essere tranquillamente una fase magari bassista di tutti i mercati. Poi magari andare short in questo momento non è una cosa positiva perché sarebbe in sostanza forse prematuro, quindi io comunque non gradisco i short in una fase di questo tipo perché i mercati, ricordiamo che da dicembre sono comunque in trend di lungo periodo rialzista, quantomeno Bitcoin. Già sulle altcoin sarebbe da rivedere qualcosa, ma Binance sicuramente è ancora in trend rialzista. Bene, per oggi è tutto, ragazzi. Noi ci rivediamo nel prossimo video in settimana. Spero di avervi chiarito tutte le idee, soprattutto di non farvi prendere in giro dal mercato. Non vi fate prendere in giro dal mercato con questi pump and dump che poi vi spiazzano e vi spostano dal vostro obiettivo. Ragionate a lungo periodo in questa fase, quantomeno a medio periodo. Scrivetemi poi nei commenti tutto quello che pensate e quali sono le vostre strategie attualmente in atto. Ciao a tutti e ci rivediamo nel prossimo video.